Un saluto a tutti cari amici e ben ritrovati da Nicola Paolillo in questo nuovo video. Oggi esaminiamo, ecco, un concetto che ha per titolo il concetto di Dio secondo appunto i mormoni. Ecco, partiamo da alcune inesattezze che propagano appunto i mormoni. La prima riguarda appunto l'universalità della materia. Ecco, secondo i mormoni, questo è ciò che scrivono nel libro Dottrine e Alleanze, sezione 131,7 e 8. Ciò che gli uomini comunemente chiamano spirito non sarebbe altro che materia, a parere dei mormoni, in una forma più sottile di quella appunto corporale. Tuttavia, una verità comunemente accettata è che Dio non è materia, si parla di trascendenza appunto da parte di Dio, cioè loro che vogliono darci una lezione di Dio conforme alla ragione, in realtà poi, ecco, non fanno risplendere la bellezza stessa appunto biblica. Tant'è vero che Sabatino Moscati, un esperto nel settore, nel suo libro Le antiche civiltà semitiche, afferma quanto segue: il Dio di Israele, unico, senza aspetto umano, irrappresentabile, innominabile, è quanto di più elevato abbia concepito il pensiero religioso semitico. Un Dio della levatura di quello di Israele fa il vuoto attorno a sé, resta ben al di sotto della sfera divina, appunto, l'uomo. Quindi, alla base di questa nozione biblica di Dio, abbiamo un presupposto indiscutibile, ovvero si parla di trascendenza divina, cioè distinzione assoluta, distanza illimitata di Dio da tutto ciò che esiste fuori di lui, perché Dio appunto è colui che è. Ora, l'altra, diciamo, inesattezza, potete chiamare errore, chiamiamolo errore, riguarda appunto Dio e il suo corpo. Ecco, i mormoni attribuiscono a Dio un corpo umano. Dovete tenere presente che secondo i mormoni il padre un tempo era uomo, poi è arrivato ad essere appunto Dio. Ecco, loro hanno scritto precisamente nel libro Il concetto di Dio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, che è diffuso ad esempio da Samuel O. Benyon in Italia. Molti insegnano che Dio è uno spirito informe e diffuso dappertutto nel mondo, altri credono che egli sia un'intelligenza universale senza limiti di forma o di dimensione. Tuttavia, ecco, secondo i mormoni, Dio non sarebbe purissimo spirito, un'intelligenza universale. Difatti, i mormoni scrivono ancora: leggiamo nella storia della creazione che Dio creò l'uomo a sua immagine, e a immagine di Dio lo creò. Così creò l'uomo e la donna. La cosa più importante che possiamo imparare è che Dio stesso è fatto perché Dio, e qui è come Dio stesso è fatto perché Dio creò l'uomo a sua immagine. E questo loro dicono appunto in questi libri e anche in tanti altri. Innanzitutto la Bibbia non dice così, perché afferma che il Dio della rivelazione giudeo-cristiana non ha un corpo. Innanzitutto ricordiamo come agli israeliti era severamente proibito raffigurarsi Dio sotto qualsiasi immagine e scultura. Se Dio avesse appunto forma umana, questo comandamento del Decalogo non avrebbe appunto senso. Il Dio in cui credeva Israele non era raffigurabile con immagine alcuna, neppure con immagini umane. Solo le religioni fuori dalla Bibbia, contro cui si pone la legge del Sinai, potevano immaginare Dio simile a esseri terrestri o celesti o marini. Il Dio di Israele è al di sopra, è al di fuori di ogni raffigurazione. Punto numero due. Sulla base del comandamento divino, qui ricordato, i profeti ebbero sempre parole infuocate di condanna contro contro gli israeliti, quando, aberrando dalla pura religione del Decalogo, volevano raffigurarsi Dio sotto forme corporali. Isaia 40,18 dice: a che potreste paragonare Dio e quale immagine metterle a confronto? È chiaro che la domanda sfida di Isaia non avrebbe senso se qualcuno avesse potuto rispondere: lo possiamo paragonare a un uomo perché all'uomo egli rassomiglia nella sua forma corporale. Una tale ipotetica risposta non è legittimata da nessuna pagina appunto della Bibbia. Numero 3. Va notato che in tutto il racconto della creazione l'autore sacro non attribuisce mai a Dio sembianze umane. Invece presenta Dio come un essere eterno, onnipotente e spirituale, che esiste prima di creare. Crea dal nulla senza alcuno sforzo, crea liberamente con somma sapienza, è al di sopra della materia ed è da essa dipendente dalla sua stessa puntuazione. Se dunque l'uomo somiglia a Dio, che non ha corpo, gli somiglierà non nel corpo, ma nello spirito, cioè nell'intelligenza e nella volontà. Questo, diciamo, è la chiave di lettura del Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Ovvero, vogliamo appunto ripetere, l'immagine e somiglianza dell'uomo con Dio
va riposta essenzialmente nella componente spirituale appunto dell'uomo, non già nella sua configurazione somatica. Ciò che lo rende simile a Dio è la sua capacità di dominio e la sua superiorità su tutto il creato. E poiché l'uno e l'altro hanno come fonte la componente umana spirituale, in questa va riposta l'immagine e la somiglianza dell'uomo con Dio. Dio è spirito e ha fatto l'uomo immagine e somiglianza del suo spirito. Ma ora si pone un interrogativo. Perché in Genesi 5,3 si dice Adamo generò a sua immagine? Ecco, per capire questo, notiamo come in Genesi si parla di Adamo che genera dopo il peccato e dopo il castigo divino. Cioè, in altre parole, Adamo, benché espulso dal paradiso terrestre, continuò ad essere uomo, superiore a tutte le creature e con la capacità appunto di dominarle. Prova ne era il fatto che poteva generare altre creature umane, esseri cioè dotati di intelligenza e di volontà, anch'essa d'immagine e somiglianza di Dio. Genesi 5,3 non giustifica sicuramente l'errore dei mormoni. Grazie e buona riflessione.